Buona caccia, fratellini! Come è andata la vostra settimana? I vecchi lupi non hanno fatto altro che pensare a voi, grazie anche al fatto che avete veramente interagito con i nostri video. Infatti ci sono arrivati magnifici racconti, splendidi disegni, i vostri lavoretti, fratellini, non fatemi parlare dei vostri lavoretti bellissimi. Il mondo attorno a noi, come vedete, va avanti, ma lo scautismo, fratellini, non si ferma. E infatti eccoci qua per una nuova riunione online. Mi raccomando, restate con noi, seguite tutto quello che abbiamo da proporvi e soprattutto restiamo scout. Ciao fratellini, come state? Ma soprattutto, come state passando queste giornate? Ho visto che avete risposto alle domande che vi ho fatto allo scorso video e devo dire che siete stati molto bravi. Allora, adesso vorrei parlarvi di un altro episodio della vita di BP che riguarda alcune sue esperienze sulla recitazione. Dovete sapere, fratellini, che BP amava molto recitare e infatti prese parte ad una compagnia di attori. Alcuni di loro erano professionisti, quindi erano molto bravi, mentre altri non erano molto esperti. Grazie alla recitazione, BP ebbe modo di fare molte esperienze nuove ed interessanti. Inoltre, si rese conto che la vita d'attore non era così facile come sembrava. Infatti, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, per un mese di seguito, lui e la sua compagnia di attori svolgevano delle prove molto serie e severe. Una commedia in cui BP prese parte si chiamava Whitebait at Greenwich, che significa pesciolini a Greenwich. In questa commedia BP interpretava il ruolo di un cameriere d'albergo. Questo cameriere venne abbandonato dai propri genitori e le uniche informazioni che possedeva del padre erano il suo nome, ossia Benjamin, la sua altezza, 1,75 m, e i vestiti che indossava l'ultima volta in cui era stato visto, una camicia e dei calzettoni di velluto alti fino al ginocchio. Per questo motivo il cameriere domandava in continuazione ai clienti dell'albergo delle informazioni riguardo il proprio nome, la propria altezza, fin quando un giorno entrò una coppia. Il cameriere sentì dalla donna pronunciare il nome Benjamin. Allora si affrettò a prendere le misure di quest'uomo e si accorse che era alto proprio 1,75 m. Ma ahimè, si trattava solo di una coincidenza, perché l'uomo e la donna non erano una vera coppia, ma erano semplicemente dei cugini e per questo motivo non riconobbero il cameriere. In questa commedia BP non solo si impegnò a recitare bene la parte, ma imparò anche ad immedesimarsi nel ruolo, grazie alla comicità e all'assurdità di quelle scene. E adesso, fratellini, tocca a voi. Vi invito a fare una scenetta con uno dei vostri genitori. In questa scenetta dovete rappresentare degli animali, o meglio, una famigliola di animali all'interno di uno zoo. A un certo punto in questa scenetta deve comparire un vigile urbano che fa una multa a qualcuno per qualcosa. Lo so, fratellini, che magari vi sembra un po' vaga questa trama, ma sono sicura che con la vostra fantasia e soprattutto con l'aiuto di uno dei vostri genitori potete fare del vostro meglio. Quindi, mi raccomando, aspettiamo i vostri video e ci vediamo alla prossima! L'esercizio che vogliamo proporvi oggi è proprio relativo a questo mondo. Prendete la traccia che vi ha proposto Contolla e organizzate una scenetta. Sapete come si fa, fratellini, l'avete fatto un sacco di volte in tana, soltanto che questa volta dovete organizzarla a casa vostra. Prendere qualcosa dall'armadio per farvi il costume, vedere esattamente come sono fatte le stanze per capire quale sarebbe la location migliore per fare la vostra scenetta e soprattutto coinvolgere qualcuno. Infatti dovete sapere, fratellini, che i vecchi lupi non pensano solo a voi, ma pensano anche alle vostre famiglie e siamo strasicuri del fatto che in questo momento i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri zii, i vostri nonni, tutti coloro che sono a casa con voi e che purtroppo non possono uscire, si stanno annoiando esattamente quanto voi, se non addirittura di più. Quindi quello che vi proponiamo è proprio questo: coinvolgeteli nella scenetta. Fateli vestire insieme a voi, fateli recitare. Dopodiché riprendete tutto con un telefono, con un tablet, come volete, e mandateci il filmato. I vecchi lupi saranno contentissimi di vedere che state facendo dei grandi progressi nel mondo della recitazione. Qua ha una novità delle nostre riunioni, il piccolo quiz di Mang. Pronti? Allora, troverete qui in alto nel video una I. Questa I vi riporta al sondaggio, a questi piccoli quiz che
sto per farvi sono delle domande con risposta multipla. Rispondete ogni volta che vi sponderà la casellina qual è la risposta che secondo voi è la più corretta. Prima domanda: qual è il simbolo dell'associazione Ajeshi? Tre possibilità: giglio, simbolo di pace e purezza; quercia, simbolo di forza ed eredità dei nostri padri; aquila, simbolo della sovranità della natura. Vi lascio un paio di secondi per rispondere. Perfetto, ci siamo. Allora, fratellini, eccoci qua con la nostra Sicilia. Oggi parleremo di Agrigento, una delle 9 province della nostra Sicilia. Agrigento, dovete sapere, è stata fondata all'incirca nel VI secolo a.C. ad opera dei Greci, che gli diedero il nome di Acragas. Tra le cose da vedere ad Agrigento abbiamo la Scala dei Turchi. Dovete sapere, è una parete rocciosa che si trova a mare, esattamente a mare, ed è formata da una pietra di colore bianco. Ed è bellissimo il contrasto che fa l'acqua del mare con questa parete rocciosa di colore proprio bianco. Questo nome, Scala dei Turchi, è dovuto al fatto che i pirati saraceni o pirati arabi, convenzionalmente in questo caso detti turchi, sfruttavano questa parete rocciosa per ripararsi dal vento ed era un posto molto sicuro. Ecco perché questo nome è Scala dei Turchi. Fratellini, infine parleremo dell'area archeologica della Valle dei Templi. Dovete sapere che questa area archeologica è patrimonio umano dell'UNESCO. Che cos'è l'UNESCO? L'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Quindi non tutti i siti archeologici o monumenti fanno parte dell'UNESCO. E come siciliani, perché noi appunto siamo siciliani, dobbiamo essere fieri che la Sicilia ha tantissimi patrimoni umani dell'UNESCO, tra cui questa Valle dei Templi. È così famosa perché appunto per il suo stato di conservazione. Infatti è piena di tantissimi templi dell'epoca di Acragas, la città greca. Dal 1997 la Valle dei Templi fa parte dell'UNESCO, come patrimonio umano dell'UNESCO. Fratellini, cosa più importante di tutta questa storia di Agrigento? Come potete vedere abbiamo il simbolo di Agrigento, che è un colonnato, proprio appunto per significare, per rappresentare i templi di Agrigento. Avete un compito importantissimo, troppo 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 importante. Ora, da qualche parte qui nello schermo vi spunterà l'immagine del Tempio della Concordia. Il Tempio della Concordia è quello in stato quasi perfetto, possiamo dire. Infatti lo potete vedere in tutta la sua bellezza. Bene, ora è il vostro momento per riprodurre come volete voi il Tempio della Concordia. Potete utilizzare delle mollette, potete utilizzare i Lego, dei mattoncini, delle pietre, la frutta. Potete utilizzare tutti i metodi possibili che vi trovate in casa. Sempre quello, state in casa, ricordatelo. Mi raccomando, mandatecelo sempre qui per email e metteteci tutta la fantasia che avete. Io so che voi avete tantissima fantasia e che ci stupirete, perché non c'è bisogno un metodo per riprodurlo per forza. Potete utilizzare la vostra fantasia, del cartoncino, potete utilizzare più materiali, potete farlo come volete, ma deve essere il più fedele possibile al Tempio della Concordia. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra piccola pillola sulla Sicilia. Buona caccia, fratellini! Ciao a tutti, fratellini! Benvenuti a Rush Attack! Per non farvi annoiare in questi giorni, noi vecchi lupi abbiamo pensato di farvi divertire un po' con una nuova creazione. Abbiamo realizzato insieme questo oggettino e adesso vi mostrerò come farlo. Ecco l'occorrente per realizzare le nostre marionette. Abbiamo bisogno di un foglio bianco, forbici dalla punta arrotondata, scotch, un pennarello rosa, grigio, uno nero, un po' di spago e una matita. Con le forbici disegniamo un quadratino, dopodiché coloriamo quando sarà tutto grigio. Lo chiudiamo in questo modo con un pezzo di nastro adesivo fino ad ottenere un piccolo cilindro. Dopodiché, prendendo un altro quadratino, iniziamo a disegnare il nostro lupetto.
disegnando la sagoma del lupetto. Dopodiché aggiungiamo le orecchie, poi iniziamo il musetto, disegniamo il naso, disegniamo il posto degli occhi, infine aggiungiamo gli occhietti, finiamo il musetto del lupo. Dopo aver disegnato il lupetto, lo ritagliamo. Dopodiché utilizziamo i pennarelli per colorarlo. Con il nero ripassiamo i contorni e gli occhietti, in questo modo. Dopodiché, con un pezzettino di scotch, andremo ad attaccare la testa del nostro lupetto. Prendiamo uno spillo. Magari per questo ci facciamo aiutare dai genitori. Con attenzione facciamo due buchini. Dopodiché tagliamo un po' di spago. Facciamo due nodi, uno da un lato e uno dall'altro. Ecco la nostra marionetta. Bene fratellini, adesso tocca a voi. Realizzate a casa le vostre marionette, magari anche più di una e diverse. Giocate con la fantasia, fratellini. Dopo aver realizzato le vostre marionette, provate ad inventare una scenetta. Dopodiché filmatevi e mandate a noi vecchi rupi il risultato di questa scenetta. Ci vediamo alla prossima! Eccoci qua con la seconda domanda del quiz di Mag. Cosa significa la parola scouting? Coraggio, intraprendenza, esplorazione. Perfetto, vi ho dato anche il tempo per rispondere. Terza domanda del quiz di Mag. Quale figure spirituali fa riferimento la branca LC? San Paolo e Santa Elisabetta, San Francesco e Santa Chiara, San Michele e San Lorenzo. Ecco, aspetto la vostra risposta. Ci siamo anche qua. Quarta domanda del quiz di Mag. Quali sono gli elementi che compongono l'uniforme di un lupetto? A. Pantaloni corti, scarpe da trekking, calzettoni, camiciotto, zucchotto e fazzolettone. B. Pantaloni corti, scarpe da trekking, calzettoni, camiciotto, zucchotto, cintura e fazzolettone. Terza opzione, la C. Pantaloni corti, calzettoni, camiciotto, zucchotto, cintura e fazzolettone. Siamo arrivati all'ultima domanda del quiz di Mag, che si rifà a quello che vi ho spiegato prima riguardo Agrigento. Quale nome diedero i greci alla città di Agrigento quando la fondarono? A. Arcalas, B. Agrigentum, C. Agragas. Rispondete? Alla grande! E ci siamo anche qua, fratellini, per il quiz di Mag è tutto. Ci vediamo alla prossima riunione. Benissimo fratellini, come vi avevo già detto la scorsa settimana molti di voi ci hanno mandato dei disegni, dei racconti e le foto dei loro lavoretti. Vediamone qualcuna. Fratellini, siete stati bravissimi e i chirupi sono molto contenti di voi. Mi raccomando, non molliamo la preda e la settimana prossima impegniamoci ancora di più. E soprattutto non dimentichiamo le BA. Molti di voi infatti ci hanno scritto e hanno già fatto la prima BA, quella che di solito si fa in famiglia. E d'altronde mi chiederete che cos'altro dovremmo fare visto che in questo momento siamo in casa. Beh, fratellini, diciamo che quello che avete già fatto potete sempre tentare di farlo meglio, esattamente come dice il motto. Quelli tra di voi che hanno sistemato il letto di mamma e papà senza che loro se ne accorgessero potrebbero tentare di passare a qualche piccola faccenda domestica, mentre quelli che già hanno fatto qualche piccola faccenda domestica magari potrebbero cercare di imparare qualcosa che ancora non hanno mai fatto, come spazzare una stanza o per esempio mettere in ordine la nostra camera, che fratellini vi confessiamo è qualcosa che neanche noi vecchi rupi spesso riusciamo a fare bene. Detto questo,
Siamo pronti per fare la prima premiazione della settimana. Infatti i vecchi lupi si sono riuniti. Giorni, che dico giorni, settimane, mesi, anni di ragionamenti, hanno pensato a quelli tra di voi che questa settimana erano meritevoli di pescare dal sacco di Aghera. Questa settimana ci sono due vincitori, anzi in realtà sono tre. La prima è una sorellina, Serena. Infatti Serena ha fatto un disegno splendido e noi siamo molto contenti. Peschiamo dal sacco di Aghera per Serena. Vediamo che cosa troviamo. Ok, dal sacco di Aghera per Serena esce fuori una zebra con le ruote. Adesso fratellini, vediamo chi è il secondo vincitore, o meglio, i vincitori. Infatti questa settimana il lavoretto che ci è piaciuto di più è una famiglia di coniglietti, che è stata fatta da Diego e da Matteo, i due fratellini. Peschiamo nel sacco di Aghera per i due fratelli. Ok, ci siamo. Il primo dei due premi per i fratelli è una mascherina di carnevale Ninja Go che cambia a secondo della direzione della luce. E il secondo premio per i due fratelli è una Ferrari radiocomandata che non funziona più ma che è comunque un bellissimo modellino. Bene fratellini, la nostra riunione anche oggi è terminata. Vi aspettiamo la prossima settimana, mi raccomando, rimanete sintonizzati, interagite col video. E poi un'altra cosa, abbiamo visto che il nostro video è arrivato anche a qualche fratellino e a qualche sorellina che non fanno parte del nostro branco, addirittura a qualcuno che non è nemmeno uno scout. E fratellini, noi siamo contentissimi di questa cosa. Infatti tutto quello che noi speriamo è non solo di darvi una mano a restare scout, e in questa maniera restiamo scout pure noi, ma anche cercare di farvi passare un po' di tempo. E saremmo felicissimi se questa cosa riuscisse ad arrivare anche oltre i confini della nostra mitica sede, che vi dirò, oggi vedo di un colore particolare, ma forse è una mia impressione. In ogni caso, quando vedete il video potete anche farlo vedere a qualche vostro compagno di classe, qualche amico, qualcuno col quale vi state tenendo in contatto in questo momento in cui siamo costretti a restare in casa. Per noi va benissimo. Detto questo fratellini, alziamo il cerchio, raccogliamo il legno secco, flessibilità, bim bum!